Ciao, allora oggi faccio una piccola recensione di questo bruciatore ad alcol che ho comprato, è il classico Trangia. Vediamo un attimo, allora, è composto da fornelletto ad alcol, robusto, ha questo tappo. Il tappo di chiusura e ha questo tappo la caratteristica che al suo interno, se si può vedere, c'è una guarnizione che una volta chiuso impedisce all'alcol di uscire. Attenzione che questo tappo va messo sulla spiritiera solo ed esclusivamente quando la spiritiera è fredda, perché sennò la plastica che c'è dentro cola. Quindi questo non è da usare per spegnere l'alcol. Per spegnere l'alcol c'è quest'altro tappo, appunto, quindi posizionandolo così serve per spegnere, mentre il cappuccio si può spostare, questo serve per parzializzare la fiamma, quindi è possibile far avere più o meno fuoco a seconda di se si apre o meno questo sportellino. Ecco. Ovviamente da maneggiare con cura, perché nel momento in cui lo si mette su anche questo diventa caldo, essendo di metallo. Il costo 12 euro di tutto, comprato a Milano in un negozio che vende articoli per trekking e per Boy Scout in via Burigozzo. Se lo si prende, chiedere il ricambio del fornello. Questo costa 12 euro. Poi c'è un'altra confezione che contiene questo più una piastra che fa anche da portapadella, che costa 16 euro. E invece la serie completa, quindi questa piastra più paravento e via dicendo, compreso le padelle, e lì andiamo sui 65 euro. Preso questa cosa oggi pomeriggio, ho fatto questo piccolo oggetto, praticamente composto, l'ho ricavato da una scatola di pelati di quelle grosse, quindi con la parte sotto, quindi il fondo, ho fatto questo, quindi ci ho ricavato un buco. In questo buco verrà posizionato il fornellino. Questo dà stabilità, evita che si possa rovesciare. Sopra questo pezzo, quindi con la parte superiore della scatola, ho preparato questo che funzionerà per riparare dal vento. Quindi, diciamo che la realizzazione è semplice, quindi basta tagliare la lamiera, poi praticare questi buchi qua sul bordo del paravento, la parte sotto anche lì tagliare la lamiera prendendo la misura, quindi questo praticamente è poco più basso del fornellino, tenuto conto che questo qui non debba toccare terra, quindi fatta la misura. Ecco. Che dire, allora la circonferenza qui, vediamo all'interno, ecco, la lamiera una volta che l'ho tagliata l'ho ripiegata all'interno, quindi in questo modo, e così qua non taglia in pratica. Stessa cosa su questo bordo. L'ho tagliato un pelo più lungo e poi ho rivoltato in dentro la lamiera di maniera che anche qua non taglia. Stessa operazione sulla parte di sopra. Se si volesse realizzarlo, tenere presente che dunque questa qui è una scatola che ha questa particolarità, cioè la parte di sotto e la parte di sopra entrano una nell'altra, questo perché praticamente mettendo le scatole sugli scaffali si possono impilare. Ci sono altre scatole dove la parte superiore e la parte inferiore sono uguali, quindi non è possibile fare sto lavoro, mentre questa, come si può vedere, praticamente una entra nell'altra e rimangono fisse. Metterò il mio fornellino, accensione.
Non so se si possa utilizzarlo come portapadella, però in effetti la circolazione d'aria qua dentro sarebbe un po' poca. Insomma, per cucinare si può appunto o appendere la padella sopra lasciando un paio di dita, quindi di distanza, oppure altro modo, si possono piantare quattro legnetti, quindi uno avanti, uno dietro e due di fianco, e appoggiare la padella sopra. I legnetti devono essere un poco più lunghi di questo aggeggio. Possono essere anche fasciati con della carta di alluminio per impedire che eventualmente prendano fuoco, anche se in teoria cioè la fiamma non dovrebbe riuscire a toccare i legnetti. Ecco, dipende poi insomma, dalla padella. Se io ho detto metterli qua, ma si possono anche mettere un po' più lontani, in modo che la padella stia sopra e il fuoco non tocchi questi legnetti, fatti possibilmente magari con legno fresco, in modo che non, come posso dire, non prendano fuoco. Si può anche fare un piccolo supporto con del filo di ferro, insomma, qualcosa si può studiare. Ecco. Basta, non l'ho ancora provata e quando la proverò farò un video e lo posterò. Ciao, grazie.